questa piccola riunione di ricordi, ma non solo di ricordi, anche di sensazioni, di emozioni e di parole concrete, perché questa sera siamo qui, ci incontriamo, siamo riuniti anche e soprattutto in ragione di un libro che è una testimonianza, della quale tenteremo di darvi un piccolo saggio attraverso le parole che verranno dette e attraverso quelle che verranno lette. E vi auguriamo fin da subito di poter attraversare insieme con noi questo sentiero di ricordi e di sensazioni. E la prima persona che chiamerei qui a intervenire per dare l'avvio a questo elenco di cose da dirci, questa persona vorremmo che fosse il sindaco della città di Ragusa, il quale con un breve saluto aprirà a tutti gli esperti i lavori, se così possiamo definirli. E lo invito quindi a presentare. Buonasera a tutti. Io oggi davvero mi sento inadeguato ad aprire questi lavori. C'è una forte emozione oggi, è un onore grande oggi, diciamo, qui la prima presentazione di questo libro nella nostra casa comunale, e vedere qui tanti amici, tanti professori, tanti familiari con quali abbiamo condiviso, diciamo, frammenti, momenti di vita, mi riempie, diciamo, di emozione e di gioia. Io il professore Pizzileo non l'ho avuto al liceo, non l'ho conosciuto nelle sedi scolastiche, perché quando io arrivavo lui era già, diciamo, andato via dalla sua intenzione. Ho dei ricordi legati soprattutto al periodo proprio dell'infanzia. Quando io andavo a mare da mia zia e ogni tanto incrociavo il professore. E ho questo frammento di ricordo che, secondo me, ragionandoci poi da grande, ho trovato, diciamo, un senso a tutto questo. Sapete, i bambini quando scendono a mare iniziano a correre, corrono sempre. E noi quando vedevamo il professore rallentavamo il passo, ci fermavamo. Era ancora, diciamo, l'Italia dove c'è il professore, quindi c'era quel rispetto, il professore era visto come qualcosa che andava sopra la società, il rispetto massimo, l'educazione, l'istruzione come valori fondamentali. E quindi io arrestavo il passo quando vedevo il professore, e il professore si girava e accennava un sorriso. Dopo ci ho pensato, dopo diverso tempo, perché mi ha accennato il sorriso? Io penso che non mi abbia sorriso a fondo, non mi abbia preso in braccio come voleva fare, perché sarei cresciuto molle, sarei cresciuto debole, sarei cresciuto forse ineducato. Quindi si costringeva anche a quel mezzo sorriso, a quella fermezza, quell'educazione, quel rispetto che si doveva dare. Ed è un ricordo che io poi ho maturato, ragionato successivamente, però porto dentro di me. E l'infanzia, più o meno, non ho molti ricordi, però ci sono questi frammenti di vita che poi ti porti dietro, diciamo, ti cambiano, ti connotano anche come educazione, come carattere, come altro. L'idea che, diciamo, io mi ero fatta del professore Pizzileo, quello, diciamo, era l'idea giusta, che ho rivisto in queste pagine del libro. E ho ammirato, diciamo, non solo ho risentito casa in tanti aneddoti, in tante circostanze, rivedevo alcuni angoli del paese, alcuni sguardi dei familiari, ma, diciamo, da questa storia poi unica, perché quello che sentivo fuori da tutti i suoi alunni, no? Che fosse una persona unica, il rispetto, l'amore che poi c'è stato successivamente. Quello che ho pensato che fosse, da questa storia unica, poi un esempio, diciamo, anche di un'Italia diversa, è la bellezza proprio di una persona che ha avuto una vita in salita, e questo carattere forte, dai contorni definiti, robusto, e solo, diciamo, questa robustezza gli ha permesso di fare quello che ha fatto, di partire da dove è partito e arrivare dove è arrivato. Era il tempo, no? Del figlio dell'agricoltore che può diventare professore, che può diventare dottore. Lui ha dimostrato come fosse possibile con la forza, col talento. E come questa forza poi
la portasse in tutte le scelte della vita quotidiana. C'è anche il fatto, leggerlo, di essere abile, di altre scelte difficili. Le fa solo una persona che è forte e che può reggere il peso di questo. Anch'io molto spesso mi rifugio nella religione perché sono più debole, no? Io ho bisogno di rifugiarmi. Solo chi ha quella possenza, quelle spalle forti, riesce a fare scelte così difficili, queste come altre che vengono raccontate. E mantenendo poi la cosa più bella, che è nel rispetto di questa figura luterana, questa figura, diciamo, se tu vedevi una persona di grande cultura, c'era quell'umanità, che era poi, secondo me, la dote fondamentale. In un piccolo gesto, non lascivo, non molto sentimentale, però in un piccolo gesto ti faceva capire questa grande umanità. E questo, diciamo, è il ricordo più grande che io mi sono portato da bambino, e adesso è l'unica cosa, è la cosa che ha cambiato parte della mia vita, parte del mio carattere, posso oggi raccontare qui, che anche dentro di me porto, diciamo, un mezzo sorriso del professore Vizzeria, che mi ha fatto essere quello che sono adesso. E quindi davvero grazie, ed è un onore oggi che voi siete. Sicuramente tutta la sensibilità di cui sono riuscito a intuire la portata. E allora mi preme dirvi da subito che, se non l'avete già fatto, il libro che oggi potrete acquistare qui è un libro che porta il segno di questa sensibilità. È vero? Dell'uomo. Non soltanto attraverso le parole che voi troverete nel libro, ma soprattutto, anche e soprattutto, attraverso la destinazione che verrà fatta dell'utile di questo libro. E se le mie informazioni sono esatte, è stato deciso di destinare il ricavato della vendita del libro ad un'opera, opera di San Pio, dico bene? Per la scuola in Africa. Ecco, per la costruzione di una scuola in Africa. Lo diciamo in maniera asciutta, come ho capito fosse il professore. Poi darò dimostrazione su Facebook delle ricevute dei ragazzi che mi manderanno da San Pio. Perfetto, sarà bellissimo. Non raccolto Papa, non raccontatemi da chi. Abbiamo compreso già che la concretezza è una concretezza densa non di cose. Non per questo mi ha scelta come compagna della sua vita. Però non è tutta la cosa che non dire mica, non avere sogni, quindi sono le cose che vanno a certo. Beh, allora cominciamo a tutti gli effetti. A proposito di maestre e di professoresse, io cedo volentieri e con un grande piacere la parola alla professoressa Ilaria Spiri, la quale ha curato la prefazione del libro che avete tra le mani, e se non avete ancora il libro tra le mani fatelo subito. Docente, professoressa presso l'Istituto Comprensivo Statale Italiano, e che ovviamente è stata allieva del professor Pizzeneo, quindi parla con assoluta cognizione di causa, e adesso ascolteremo dalle sue parole che cosa è significato per lei l'esperienza di vita con il professor Pizzeneo. Si sente? È acceso? No, credo di no. Adesso sì. Buonasera a tutti. Mi sembra un po' di essere tornata al liceo vedendo volti noti e meno noti, professori, insomma, è un piacere per me essere qui questa sera. Quando la signora Pizzileo mi ha chiesto di curare la prefazione del libro del marito, professore Pizzileo, Racconti brevi, mi sono subito emozionata e le ho detto subito di sì, perché ero coinvolta proprio fortemente. Mi sembrava, mi sono innanzitutto sentita onorata e di questo la ringrazio molto. E mi sembrava di essere stata chiamata a curare, in qualche modo analizzare, tra virgolette, gli scritti del mio professore, di colui che mi aveva insegnato in qualche modo a leggere non solo con la mente, ma anche con il cuore e con spirito critico, gli scritti degli autori che man mano di volta in volta ci presentava durante l'anno scolastico. Era come se lui, che era stato per noi negli anni più importanti della nostra vita, cioè gli anni della formazione, un sostegno, ci chiamasse adesso, chiamasse noi alunni adesso ad essere il sostegno del suo pensiero, del suo modo di essere persona umana e professionale.
e alcuni alunni so per certo, perché ho avuto modo di conoscere la signora Pizzileo e mi ha raccontato un po' di cose, so per certo che alcuni alunni sono stati sostegno anche negli ultimi anni della sua vita, perché egli era recalcitrante a qualsiasi tipo di cura e non voleva farsi curare a meno che non sapeva di essere nelle mani di qualche suo ex alunno. Egli stesso lo dice nel suo libro, parlando di se stesso in terza persona, dice, leggo testualmente: odiava a morte tutto ciò che avesse pertinenza con la medicina, le visite mediche, le analisi del sangue, gli interventi chirurgici, i farmaci, eccetera. La moglie, invece, mostrava interesse proprio per queste cose, forse per i suoi innumerevoli problemi di salute. Questo era l'unico punto su cui non andavano d'accordo. E così, forti del proposito di far conoscere i suoi scritti a tutti coloro che lo avessero conosciuto, è nata l'idea di questa serata. Serata che ha una doppia valenza: da un lato la presentazione del libro Racconti Brevi, e dall'altro il ricordo di un professore, il professore Salvatore Pizzileo, che ha lasciato il segno in molti dei suoi alunni. D'altronde le due cose non possono essere scinte, perché parlare del libro significa parlare del professore Pizzileo, in quanto Racconti Brevi è una sorta di autobiografia, anche se scritta in terza persona, in cui egli affida alle pagine di questo libro dolori, gioie, affetti e affanni della sua vita. Era un uomo di grande cultura, di grande virtù morale, e al contempo era forte e schivo. Nella mia prefazione al libro ho scritto che nella vita si incontrano persone interessanti o meno, significative o da dimenticare. Il professore Pizzileo era una persona di quelle che non si possono dimenticare. Era una persona che ti entrava dentro, che ti plasma, che ti segna in qualche modo, che segna in qualche modo il percorso della tua vita umana e professionale. A volte era impietoso, ti metteva di fronte ad un auto-out, ti costringeva a fare i conti con te stesso, con la tua anima, e non aveva assolutamente timore di non piacere a qualcuno. Esprimeva sempre e comunque quello che pensava, senza condizionamenti di sorta, né ideologici, né religiosi, né politici. Tant'è vero che egli stesso, sempre nel suo libro, dice: odiava la banalità, la superficialità, parlando di se stesso, la incompetenza che caratterizzava i discorsi delle persone con le quali, in varie occasioni e per vari motivi, era costretto ad intrattenersi. Infatti, nelle prime pagine del libro, prende a prestito un verso di Dante e dice: lascia pur grattar dove la rogna. Quindi, chi era infastidito da ciò che diceva, a lui non faceva né caldo né freddo. Tanto più era capace di penetrare nell'anima dei suoi alunni o delle persone con le quali veniva a contatto, tanto meno si lasciava penetrare. Non tradendo mai effettivamente ciò che provava, se non attraverso dei borbottii o delle imprecazioni. Nessuno di noi può ricordare il famoso maledetti rivolto a persone o a situazioni nelle quali di volta in volta si trovava coinvolto e che non gli erano congeniali. Quindi la particolarità di questo libro è proprio questa, che nonostante non si facesse conoscere profondamente, egli in questo libro si fa conoscere per quello che è, si mette a nudo completamente, ma si fa conoscere solo post mortem, perché non permetteva appunto di conoscerlo quando era in vita, anche se noi alunni in effetti capivamo già dai suoi sguardi penetranti o dai suoi silenzi la sua forte personalità. Il libro, abbiamo detto, che è composto di racconti brevi, e sono racconti della sua vita, soprattutto della parte finale della sua vita, degli ultimi anni della sua vita. E il racconto iniziale è quello più lungo, si intitola 2 agosto 2012. Una giornata che gli chiama memorabile, perché in questa giornata la moglie entra in coma e la figlia, per raggiungerla al capezzale, fa incidente per la strada, tornando da Roma sulla provinciale Gallipoli-Taviano. A
questo punto, in una situazione del genere effettivamente tragica, sono fatti veri, non è una storia inventata, e in questa situazione tragica si possono avere le reazioni più varie: o ci si mette a pregare, o si ha un crollo, oppure si hanno delle reazioni inconsulte, come effettivamente successe al professore Pizzileo, che è una reazione, posso dire, possiamo dire, paradossale. Infatti si arma di un grosso martello e si reca nella piazza di San, nella piazza comunale di Alviste, per abbattere la statua di bronzo di San Pio. Allora, bisogna capire, bisogna sapere che questa reazione è dovuta ad un cattivo rapporto del professore Pizzileo con il divino. E quello che meraviglia però è il tono con cui è trattata questa materia così tragica. Non è un tono serio, non è un tono tragico, ma è un tono tragicomico. Come era lui in tutte le cose che faceva e che diceva volutamente. Non c'è nessuno degli alunni qui che non ricordi un aneddoto comico legato al professore, perché egli era così, era volutamente tragico e comico, nonostante tutti avessimo un timore reverenziale per la sua persona. Egli stesso definisce quest'opera gravia levia, cioè un miscuglio di cose più serie e cose più lievi. Quest'ironia, diciamo, è presente in tutto il libro più o meno, ma soprattutto nel primo racconto, e si può vedere in vari punti. Per esempio, quando cerca di chiamare i soccorsi, di chiamare i parenti, e non riesce a ricordare i numeri che gli chiama multicifre e li appella subito come maledetti. Oppure nel momento in cui arrivano i soccorsi, prendono la signora, la moglie, e la appoggiano sulla barella e lui già ci vede una bella para. Oppure quando, nel momento in cui sa dell'incidente della figlia, immagina quello che lui chiama bel funerale doppio di moglie e figlia. Oppure per l'agitazione, quando cerca di avere notizie e fuma una sigaretta dopo l'altra, mi sembra di vederlo, e a un certo punto si trova con due sigarette contemporaneamente in bocca. Quindi, e questo tono tragicomico è presente in tutto il libro, anche quando fa dei paragoni oppure delle immagini. Per esempio, a un certo punto dice che stava arrivando il crepuscolo e dice: la mosca cedeva alla zanzara. Cioè, in una situazione tragica non ti immagini, no, queste espressioni così. E allora sta proprio qui la particolarità e la bellezza dell'opera. Oppure nella nota finale al racconto, in cui dice, leggo testualmente: nota, l'autore si scusa con tutti quelli che, pur avendo partecipato alle vicende di quel 2 agosto, non vedranno comparire il loro nome in questo racconto. Sarà per un'altra volta, ovvero sia alla prossima sventura di Salvatore. La storia continua. E poi aggiunge una citazione tratta da una fiction televisiva: la vita è una lunga serie di disgrazie con ogni tanto qualche sciagura. A proposito della sua reazione con suo padre Pio, bisogna sapere, come dicevo prima, che non aveva un buon rapporto con il divino. Egli stesso si definisce uno scettico, un miscredente, un ateo, senza la pur minima presenza in lui di consolanti illusioni metafisiche. Quindi, mancando queste illusioni metafisiche, chiaramente era un pessimista impenitente, ce lo ricordiamo tutti. E lui stesso dice, nel racconto, maturava in lui la convinzione che il destino gli era avverso o poco favorevole. Oppure, a proposito della malattia della moglie, diceva, la interpretava come funesto presagio di altre sciagure. O ancora, nel rapporto con la religione, che non gli era nessun conforto, si comportava in questo modo: si rivolgeva con dispetto a santi, a madonne e a Padre Eterni. Allora, a proposito di Padre Eterni, io inviterei a questo punto a leggere Marco Romano un brano tratto dal racconto 2 agosto, il racconto di cui vi sto parlando.
Qualche minuto dopo arriva Quintino, zio di Elvira, fratello di Filomena, con la sua auto, fa salire Adolfo e parte sgombrando verso chissà dove. Che è successo? Chiese Salvatore a Dario, cugino di Filomena. No, niente, Elvira a Casarano ha scheggiato poco il parapando anteriore della macchina. Non è niente, Elvira sta bene. Salvatore è molto lì, le braccia appoggiate sui fianchi alla maniera di Benino, gli occhi lucidi anche se stanchi. Poi, dopo una smorfia, sputando la cicca dell'ennesima sigaretta che aveva in bocca, sangue lì, e chiamò in causa l'onnipotente, celebrandolo con sonori e non certo lusinghieri appellativi. Come dubitare? C'era stato certamente un incidente grave, se no perché Quintino sgommava? In effetti così era. Nel tragitto Gallipoli-Taviano, Elvira non aveva saputo guadagnare una curva, gli altri gli avevano lasciato la pelle, forse per stanchezza, forse per eccessiva velocità, forse per l'ansia, o per tutte queste cose insieme. L'auto, nuovissima, 2 mesi di vita, era quasi completamente distrutta. E la ragazza? Nonostante che fosse stato assicurato telefonicamente che la figlia era rimasta illesa, Salvatore, poiché al cellulare non aveva sentito la sua voce, ma quella di Quintino, capì che la cosa era più grave di quanto volevano fargli credere. E che fece? Andò dietro casa, frugò nel deposito degli attrezzi, afferrò con decisione un grosso martello e si avviava verso la strada, evidentemente con l'intenzione di andare a realizzare veramente il suo proposito iconoclastico, il bronzo di Padre Pio nella villetta comunale. Fu costretto però a desistere, sì, perché proprio in quel momento si vide arrivare l'auto di Quintino con dietro Adolfo e seduta sul sedile posteriore Elvira, viva, non sorridente, ma viva. E dopo che scese dall'auto, senza il minimo graffio, pernoccolo o quant'altro, Salvatore l'abbracciò a lungo, piangendo. Il buio nascondeva le lacrime, tenendola stretta, come se volesse in quel momento unire al suo l'abbraccio della moglie e della mamma, col cuore e con la mente rivolti forse a un'altra Elvira, che lui, giovane studente universitario, come ora la figlia, non aveva fatto in tempo di abbracciare viva nel lontano 1959. Si concludeva così la giornata del 2 agosto per Salvatore, che la mattina faceva tranquillo e assopito e la sera, dopo la tempesta diurna, poteva recuperare, anche se non del tutto, l'identica posizione. Proprio una macchina coreana dovevi comprare, non c'era nessun altro tipo di macchina. Si sfogava così Mario, fratello di Salvatore, nei confronti della nipote Elvira, che era stata protagonista di un brutto incidente stradale sulla provinciale Gallipoli-Taviano, nel quale la ragazza era rimasta illesa, ma l'auto, una Toyota Yaris, appena acquistata, era stata danneggiata piuttosto gravemente, a stento riconoscibile. Diceva così perché era molto difficile reperire i pezzi di ricambio e poi costavano un occhio della fronte. Il carrozziere, che fu incaricato di rimetterlo a posto, fece un preventivo, grosso modo 2.000-2.500 euro. Si chiamava Pietruzzo ed era figlio di un vecchio contadino che Salvatore conosceva bene perché è proprietario di un podere confinante col suo, nel quale Pietro, così si chiamava, lavorava assiduamente da mattina a sera, pur essendo ormai allo stremo delle forze perché era di età molto avanzata, 86 anni. C'era perciò da fidarsi. L'incidente era avvenuto il 2 di agosto, l'auto poteva e doveva essere pronta per la fine del mese. Era passato agosto, si era giunti al 17 settembre e l'auto si trovava ancora sospesa in aria, sostenuta dal sollevatore nell'officina di un tal maestro Randazzo, che aveva smontato il motore, che pure aveva bisogno di qualche riparazione, per poi rimontarlo sull'auto rimessa a posto dalla bravura di Pietruzzo. La prima sorpresa Salvatore l'aveva avuta quando, fatto l'elenco dei pezzi di ricambio, si vide presentare una fattura di 4.713 euro, senza contare altri pezzi del valore di 500 euro circa, che dovevano arrivare da chissà dove, forse dalla Corea, per i quali bisognava attendere qualche settimana. Verso la metà di settembre tutto sembrava procedere al meglio, quando si presentò un'altra novità. A Salvatore
che si era recato dal meccanico per l'ennesima volta per rendersi conto di come procedevano i lavori e guardava qua e là nell'officina senza vedere il motore della Toyota. Mentre la macchina era sempre sospesa in aria, maestro Randazzo disse costernato: c'è un altro inconveniente, mi sono accorto che si è spezzato dal motore un pezzo di ghisa che serve da supporto all'alternatore e non so che fare, qui ci vuole il padre eterno. Vuoi dire che c'è bisogno proprio di un miracolo? No, ho già fatto portare in raga tutto il blocco del motore nell'officina di maestro Castro, detto il padre eterno. Solo lui può fare questa saldatura, anche se c'è il rischio, così mi ha detto, di causare attraverso il calore nelle vicinanze delle guarnizioni una perdita continua di olio dal monoblocco. Salvatore non conosceva questo padre eterno, dell'altro metteva in dubbio l'esistenza. Perciò, senza proporre alcun indugio, volle andare a trovarlo, anche se pioveva di rotto, per sentire di persona come stavano le cose. Non sapeva neanche dove avesse il suo laboratorio, ma arrivato a Ragan e visto un prete, pensò: costui saprà certamente indicarlo. Scusi, reverendo, sa dirmi dov'è la casa o l'officina del padre eterno? E quegli: senza dubbio in paradiso, però... Oh, guardi, intendo dire la bottega del maestro Castro, soprannominato il padre eterno. Oh, ma parli di quello piccolo allora. Sì, di quello piccolo. Dov'è? Vado dritto per quella strada, qui gira a destra, vado in fondo, poi gira a sinistra, all'angolo c'è quel signore che cerca. Salvatore, segui le indicazioni. All'angolo della strada, una scritta. Riparazione motozampe. La Madonna, ma guarda dove è finito il motore nuovo di una Toyota coreana. Entrò nell'officina, non molto pulita, il pavimento piuttosto nero e sporco, un bancone con una vecchia mossa, una serie di giraditi e chiavi sistemati sulla parete, due o tre motozampe mal ridotte, una bombola di ossigeno e al centro il motore dell'auto appeso con catene a una piccola gru. Hanno portato qui il motore di una Toyota? Chiese Salvatore. Eccolo là! Maestro, non so il vostro nome! E un signore lì presente, in attesa che gli fosse consegnato un piccolo aggeggio che lui stava riparando con una cura meticolosa vicino alla morsa, si precipitò a dire: Padre Eterno! Si chiama così, quello piccolo però, ma si chiama così. E lui, un uomo sulla cinquantina, stempiato, occhio vispo, senza scomporsi, interruppe il lavoro, avvicinò Salvatore al motore, gli indicò il punto preciso della saldatura da effettuare e il rischio che si correva. Il calore della fiamma può intaccare questa guarnizione e allora la macchina piscia sempre olio. Garantì al 60-70% la riuscita del lavoro, dicendo che avrebbe saldato lentamente a più riprese in modo che il calore non procurasse alcun danno. Insomma, avrebbe fatto del suo meglio. Salvatore si raccomandò, salutò, andò via piuttosto scettico e sfiduciato. Era sabato, fine settimana. L'orologio indicava quasi le 13, non pioveva più. Per gli altri era cominciato il weekend e il piccolo padre eterno si accingeva ad operare una coreana. Avrà lavorato il pomeriggio di quel sabato o addirittura la domenica. L'altro dice di santificare le feste, perché il lunedì mattina il motore era già nell'officina di maestro Randazzo, dove Salvatore poté constatare con gioia la riuscita dell'intervento chirurgico. Si vedeva a stento la cicatrice, un piccolo miracolo, opera di un padre eterno piccolo. Per sua volontà, come ha già detto Marco, che ringrazio fortemente, Marco Romano, e il ricavato dalla vendita di questo libro andrà in beneficenza ad un'opera di San Pio, abbiamo detto, no? La costruzione di un liceo in Africa. E voi non sapete che in uno dei racconti alla fine dirà: e poi c'è gente che non crede ai santi, che non crede ai miracoli, nonostante lui fosse un miscredente. Nel suo libro Salvatore Pizzileo non risparmia neanche la politica e quindi la sua ironia colpisce anche la politica. Si definisce un
simpatizzante della sinistra democratica, laica e riformista. Ma le sue idee sono difficilmente ascrivibili a questo o quel partito, oppure ad uno schema ideologico fisso, perché il professor Pizzileo era fondamentalmente uno spirito libero e in genere preferiva fare parte per se stesso, come avrebbe detto con le parole di Dante, che così fortemente gli viene in aiuto all'interno del libro. Infatti il libro contiene diverse citazioni di vari autori, ma soprattutto di Dante, che lui amava tanto. Non mancano racconti in cui l'ironia cede il passo alla malinconia oppure alla mestizia, soprattutto nel racconto Il ritorno di Enzo, dedicato al fratello. In questo racconto egli interpreta acutamente i sentimenti del fratello, diviso tra due amori, quello per il paese natio e quello per il paese in cui è andato a vivere e a lavorare, dove ha formato famiglia, un paese straniero. Il fratello, quando tornava, diciamo che provava malinconia quando vedeva degli edifici vecchi che erano stati distrutti per far posto ad edifici nuovi, diciamo il nuovo che avanza, la modernità senza il recupero del passato, soprattutto la distruzione del vecchio frantoio al quale egli era molto legato, e gli provocava questo senso di malinconia. Preferiva andare in campagna insieme all'autore, al professor Pizzileo, che diciamo con il suo stantio, con il senso di stantio, gli dava la madre prematuramente scomparsa e alla quale egli sperava di riavvicinarsi o di riabbracciare, come dice nella poesia posta in quarta di copertina. La moglie, compagna di vita con la quale aveva condiviso tutto, eccetto la passione per la medicina. E la figlia, l'amore per la figlia, che in alcuni punti sembra incarnare la madre e la moglie nello stesso tempo, e alla quale il libro è dedicato. Insomma, non manca neanche l'amore per gli autori italiani, latini e greci, che lui aveva insegnato, che lui diciamo aveva amato negli anni di insegnamento, l'amore per lo studio, per la lettura, e appunto per quegli autori che nel libro gli vengono in aiuto per esprimere concetti difficilmente esprimibili diversamente. Insomma, per concludere, il professor Pizzileo era un professore, come abbiamo detto, di grande cultura e che amava fortemente i grandi della letteratura, fossero essi italiani, latini o greci, e che amava molto il lavoro che faceva. Ecco perché lui, attraverso il suo insegnamento, faceva rivivere le immagini dei personaggi della Divina Commedia, faceva rivivere gli scritti degli autori, fossero essi poeti o scrittori di prosa, e questo perché appunto era innamorato di quello che faceva. Queste immagini ci sono rimaste in noi alunni come gemme o piccole icone nel nostro bagaglio culturale e umano. Se devo fare un augurio a me stessa come insegnante, sicuramente spero riuscire a trasmettere ai miei alunni lo stesso amore, la stessa passione per lo studio e per la cultura che lui ha saputo trasmettere a me. E se devo fare un augurio ad ogni alunno, dirò che gli auguro che almeno una volta nella vita, nella propria vita scolastica, possa incontrare un insegnante come il professore Pizzileo. Ilaria, per questo contributo che è riuscito a emozionare anche chi non ha avuto il piacere di conoscere il professor Pizzileo. E a questo punto rincarerei la dose con il contributo invece del professor Ezio Pasca, che è seduto qui accanto a me, con lei. Lo vogliamo fare subito? Sappiamo che tra di voi c'è qualcuno che è iscritto a parlare. Ho anche i nomi, ce li ho qui, quindi non potete sottrarvi. Sovvertendo la scaletta, ma non temporeggiando, io invito a parlare spontaneamente Marco Mazzeo.
Carlo. Gli alunni Paolo Vincenti e l'alunno Stefano Di. Marco, vuoi sedersi? No, proprio benissimo. Grazie, io sono conosciuto il lavoro del libro l'anno scorso naturalmente perché mentre la professoressa Spiti, mentre Ilaria lavorava alla presentazione, per il momento avevamo interpreso colleghi alla scuola di Milano. Questo è il motivo per cui, solo questo è il motivo per cui oggi insomma mi sono prenotato qui a parlare, insomma, non perché in qualche modo rappresento l'alunno, insomma, il modello possa incarnare ciò che in qualche modo mi ha trasmesso. Io mi occupo di linguistica italiana, di italianistica. Della contesta in cui adesso oggi ci troviamo, scusate, sono un po' emozionato. Io sempre me in qualche modo, con il passare degli anni, ho sentito in qualche modo questa passione per la linguistica italiana, in particolar modo per l'etimologia, no? Esclusivamente legata al mio professore Matteo. Io non posso non ricordare soprattutto l'attenzione e l'amore che lui infondeva leggendo a parte i classici, no? Ascoli, Leopardi, eccetera, eccetera. La cosa che a me, insomma, alunno piccolino e non alunno modello, è rimasta insieme, era la lettura dei poeti della scuola quinta siciliana, no? I pretantisti, anche gli Apollinatori, tutti quei poeti che scrivevano strano, no? Scrivevano, utilizzavano un italiano strano. Allora a me un ragazzino, vedete come con quella dimestichezza il professore di studio riusciva senza commento, soltanto leggendo, riusciva a farmi capire ciò che in effetti da solo non riusciva a capire. E faceva pensare, ma com'è possibile che soltanto leggendo, se dice il professore, se io lo capisco, se io da solo nella stanza, non ci capisco nulla. Non sapevi leggere. Allora poi con gli anni, col tempo, ho capito che anche la lettura in qualche modo dipende da chi la fa. Se io leggo qualche cosa e ho assorbito al 100% quello che sto leggendo, con una semplice lettura riesco a trasmettere il senso delle cose. Se io leggo in maniera superficiale, distaccata, da burocrate, no? Mi verrebbe da dire, da burocrate dell'insegnamento, agli alunni non rimarrà nulla. Forse la più grande rode di Fiorò è stata quella. Lui credeva fortemente in quello che leggeva, in quello che comunicava. E come diceva giustamente Ilaria, professoressa Spini, l'augurio che si può fare sia agli alunni che a noi, soprattutto quello di incontrare una volta nella vita, almeno una volta nella vita, con Fiorò. Ecco. Io farò naturalmente, penso un po' come tutti, una testimonianza personale, insomma, perché non c'è, non si sfugge. Prego. Il professore Vizileo amava i suoi allievi, amava molto i suoi allievi, in particolar modo quelli che lo seguivano di più, che lui riteneva insomma più, no? Lorenzo Rosi, eccetera. Era un giorno d'inverno per finire degli ultimi anni 80, insomma. Io frequentavo il quarto anno, il nostro liceo, il liceo di tutti noi, penso, il liceo classico d'Antialieri di Catalano, era una giornata fredda, che è stato l'inverno per finire degli anni 80. Io ero uno studente abbastanza diligente, volenteroso, però un po' vivace, diciamo, avevo poca disciplina. E quella volta l'avevo combinata grossa. L'ho combinata grossa perché durante l'ora di matematica
approfittando diciamo di una momentanea assenza della professoressa di matematica, la professoressa Rosanna Rizzo, che abbiamo la mia, ero avvicinato alla finestra e diciamo avevo rivolto delle espressioni un po' colorite, un po' troppo colorite, all'indirizzo del malcapitato c'è il professore di educazione fisica che si trovava, che faceva lezione nello spiazzo sottostante, si vigilava per la mattina. E cercai di coinvolgere nella mia foga, diciamo, nella mia vista polemica nei confronti del professore di anche tutti gli altri compagni, però piccolo solo me in quel momento. Vabbè, il risultato, la professoressa di matematica, il professore di educazione fisica, coalizzati ovviamente nel chiedere la mia espulsione dalla scuola. Convocato in urgenza il collegio dei docenti, si chiama docenti, collegio dei docenti, per decidere la mia sospensione. Consiglio di classe, non so. Certo, stavo coinvolto anche lui. Insomma, quella mattina io aspettavo di sapere di che morte dovevo morire, insomma, da un momento all'altro sarò chiamato in presidenza e mi diranno, insomma, di che morte devo morire, mi diranno la mia sorte, insomma, la mia sospensione. Comunque ero destinato a morire. Ricordo di chiedere di morire. Allora, e praticamente arrivò l'ultima ora, no, nessuna chiamata c'è venuta dalla presenza. L'ultima ora il professore di chimica, il professore Adriano Marzina, grande professore Adriano Marzina, con la sua aria un po' storniosa, no? Tipicamente storniosa, il mio altro. Disse Vincenti, anche lui diceva Vincenti! L'hai fatta franca ieri sera! Io ero finita. Ringrazio il professore Vizileo che ha interceduto per te, altrimenti saresti senz'altro stato sospeso. Visto. Io avevo. Io naturalmente ringraziai, io sono invece molto prudente, ringraziai tutti i miei santi, la mia buona stella, però dico, ma avevamo avuto un Vizileo quella mattina, avevamo avuto già un'ora di. Ma lui non aveva assolutamente nessun accenno a quella incresciosa situazione. Non è nella mia che quanto amava il professore Pizzi per questa condizione, che ricordate, no? Che rafforzava nel tono della voce allungandola, che no? Che il professore Pizzi era un tipo strano, naturalmente, con lui non potevi mai sapere. Era capace con la sua enfasi, no? di ingigantire fatti, diciamo, minimi, dettagli trascurabili. E al tempo stesso di passare sopra ad eventi capitali, per me erano tali, perché insomma la sospensione, di passarci sopra o di liquidarmi con una battuta, con una esclamazione, con una interiezione, o una sillaba, addirittura un motteggio. Vabbè, non lo ringraziai, no, non ne trovai mai in modo, non ci fu mai un'occasione, poi. Però qualche mattina dopo, qualche mattina dopo, facendo lezione, facendo un rapido accenno alla letteratura picaresca del Cinquecento, no? Lui disse, mentre spiegava, c'era anche un po' di brusio in sala, ecco, c'è un modo che i professori hanno quando la classe è molto movimentata, va molto baccato, di ottenere il silenzio, o quello di gridare, no? O quello di parlare a bassa voce, naturalmente, si ottiene lo stesso effetto, no? Perché la gente che va baccato, per ascoltare, basta star zitta. Lui non aveva di questi problemi, perché diciamo che noi tutti eravamo molto rispettosi, poi erano anche altri tempi. Paralizzati. Eravamo quasi paralizzati. Cioè. Però ogni tanto poteva succedere se fosse qualche brusio in sala che lui tacitava con un semplice. Allora lui, appoggiando la mano sulla mia schiena e facendo pressione, io quasi a stridolarla, come dire, ascolta, sai che sto parlando di te, ci disse i picari erano dei giovani un po' movimentati, no? Molto, molto vivaci, colti, però un po' vivaci, un po' coriardi, proprio come il nostro Vincenzi. Thank you.
Pizzileo era molto lontano da qualsiasi retorica, da qualsiasi, anche dallo stereotipo, diciamo, che noi abbiamo del professore. Penso anche, penso al famoso professor Keating, no? Dell'attimo fuggente, che tutti abbiamo amato, ma anche da un sentimentalismo da micro cuore, no? Da ogni luogo comune, e diciamo pure la scuola si presta, diciamo tutta, in particolar modo il ruolo del docente si presta molto a questa falsa retorica un po' ottocentesca, diciamo, via, un po' di amicisiana, no? un po' romantica, sentimentale. Lui era assolutamente lontano da tutto ciò, era diciamo un istrione, no? Perché era un istrione naturalmente, bislacco a volte anche. A volte impenetrabile, sulfureo, mefistofelico, contraddittorio, e, però era un grande. E se noi siamo tutti qui stasera, insomma, poi tutte le testimonianze che ho letto, i messaggi su Facebook dei suoi allievi, le testimonianze di stasera, ci fanno capire che era un punto di riferimento per molti, per tanti, e che è rimasto tale anche dopo la conclusione degli studi, no? Ecco. Dopo la fine degli studi è rimasto un punto di riferimento, e quanto c'è bisogno di punti di riferimento oggi, diciamo, no? Cioè che un po' navighiamo tutti a vista. Io questo ho pensato, soprattutto noi poi della mia generazione, che ci troviamo in dei quarantenni, diciamo, no? Che ci troviamo un po' a cavallo fra due ere, e siamo in, ecco, come la nave famosa, no? Di Dante. E grande festa, siamo sbattuti, insomma, senza notare, grande festa, siamo sbattuti in mezzo a questa della mancanza assoluta di punti di riferimento, della confusione dei ruoli, no? Della superficialità, della, ecco, lui Pizzileo detestava nella società dell'apparenza, in cui ci troviamo oggi, no? Del successo facile, lui detestava, disprezzava i simboli frivoli, diciamo, della società dei consumi. Ora io era, noi abbiamo fatto il liceo negli anni 80, quindi eravamo in pieno, diciamo, no? Gli anni del superante dell'edonismo reganiano, no? Delle visioni commerciali, quindi, e lui era lontano, lui era tutta sostanza, niente forma. Ricordate la sua ricerca di un vestito quattro stagioni, no? Sì. Insomma, ecco, penso, diciamo, di non poter essere smentito se dico che davvero, ecco, Pizzileo, secondo me, rientra in quella categoria che è la scarpa, davanti a porta. Che lui parla di un mondo per sé, dei generali maestri, no? Perché è proprio bellissimo che è il mondo per sé. Anzi, no, la definizione in realtà era di Albasino, era di Alberto Rosaccio. Allora, Albasino diceva, vabbè, però parlava di scrittori, lui parlava di scrittori, ma comunque diceva che gli scrittori a Albasino si distinguono in tre categorie, si dividono in tre grandi categorie, e cioè i brillanti promesse, le giovani promesse, i soliti stronzi, e poi da vecchi i venerati maestri. Ecco. Allora, oggi, vabbè, siamo un po' lontani, diciamo, dai tempi di Albasino, però io credo che ci siano comunque ancora tante brillanti giovani promesse, tantissimi soliti stronzi, ma pochissimi venerati maestri. Vi confesso che sono molto commosso nell'essere qui insieme a voi per ricordare l'amico Totò Pizzileo e per prendere visione del suo libro di racconto. Totò è stato fianco a fianco con me per più di 20 anni, collega e amico, e vi posso assicurare che in tutto questo tempo tra noi non c'è stato mai uno screzio,
non c'è stato mai un dissenso, non c'è stata mai una divergenza di opinione. Perché? Perché soprattutto egli riusciva a trovare sempre in tutte le situazioni la soluzione al problema. Quando i motivi di contrasto quali possono essere in una realtà scolastica? Il metodo di insegnamento o il metodo di valutazione? No? In tutte queste situazioni Totò riusciva sempre a venire a capo, a proporre una soluzione al problema in modo che tutto procedesse tranquillo, sereno, senza particolari complicazioni. Sapete quanti alunni sono stati bocciati in questi 20 e passa anni di comunanza con lui dal professore Pizzileo? Zero. In un periodo che è stato anche abbastanza lungo, in cui si rimandava a settembre, no? Agli esami di riparazione si rimandavano gli alunni, sapete quanti sono stati rimandati in italiano? Due soltanto. Questa è la riprova del fatto che abbiamo avuto alunni bravi. A questo proposito apro una parentesi, sono particolarmente felice di avere accanto a me Ilaria Spiri, che rappresenta un po' tutti voi, no? E siete tanti alunni che siete qui stasera e che io e Totò abbiamo condiviso quando eravate bambinelli, no? Abbiamo avuto insieme, aiutandovi quanto potevamo nella crescita, nella vostra crescita culturale. Ilaria, ecco, rappresento tutti voi e mi sono ricordato dei suoi esami di maturità. Sono passati così tanti anni, purtroppo, non sono passati, per cui non credo di violare nessun segreto d'ufficio dicendovi che lei non ha preso il massimo degli esami, ma è stata la più brillante nelle prove d'esame. Non ha preso il massimo per colpa della musica. Sì, per colpa della musica. Perché in primo e secondo liceo lei studiava anche musica, fatalmente sottraeva tempo. I voti finali di primo e secondo liceo non erano brillanti come invece l'ultimo anno l'ammissione agli esami e poi le prove d'esame. Io ero commissario interno e vi confesso che tenni la commissione un giorno e mezzo. Io non ne sapevo nulla, Non ho mai parlato. È nuova per sono me. Sono cose che non si possono rivelare. Escono i segreti del contrario? E non riuscire a spuntarla, perché poi alla fine il massimo si può dare soltanto quando sono tutti da notte. Non saltava uno, diceva noi dobbiamo difendere la scuola anche quando ci dice le cose. Nonostante i miei sforzi, quella battaglia l'ha persa. Però ecco, rimane sempre la persona. Dire una cosa, sono comunque felice di aver studiato la musica perché ha dato la musica di Luca Battuta, tra virgolette, no? Però sono felice di come è andata perché comunque la musica fa parte anche del mio bagaglio culturale, umano e mi ha dato una sensibilità forse particolare, Sì, io sono d'accordo con te, ero anche d'accordo sul fatto che studiassi musica e proponevo che facessero tante persone. Va bene così, non ha importanza il modo, importanza quello che uno no ha dentro ed è riuscito ad avere dai professori come lei, come il professor Pizzileo. Però quello che rimane è che
il valore, no? Alla fine emerge. Stasera. Totò, io lo vedevo sempre quando non stava in aula, dove stava? Era bibliotecario da sempre, e svolgeva il suo compito con passione. Era pronto a rinunciare a tutto, ma non alla biblioteca. No, gli si poteva togliere qualunque incarico. Lui lo accettava. La biblioteca era sua e non intendeva cedere a nessuno. Gli alunni, per la biblioteca poi è una cosa che io notavo, no? Siccome aveva bisogno di starci, quindi doveva impiegare le ore libere in biblioteca, chi compilava l'orario scolastico ne approfittava di questo per mettergli le famose ore buche, no? Che nessuno vuole, perché tutti gli insegnanti vogliono andare a fare le 3, 2, 3, 4 ore, 5 ore, ma devono fare andarsene, invece ogni tanto c'è un'ora di mezzo in cui non ce n'è. Per lui andava benissimo, tanto se ne andava in biblioteca e il problema era risolto, poi soprattutto quando c'era la figlia, no, doveva aspettarla, per cui il problema non si poneva. Io posso affermare, senza tema di essere smentito da nessuno, che tutti i suoi alunni lo hanno amato, per le sue capacità professionali e per le sue doti umane. E si tenga presente che in tutte le situazioni nelle quali c'erano dei contrasti nella vita scolastica, lui prendeva sempre le richieste degli alunni, sempre. Ecco, un aneddoto, ne racconto anche uno io, no? Visto che piacciono. Ci fu, i più anziani che stanno là dietro mi possono seguire meglio, ci fu un periodo di grande contrasto con un professore di materie scientifiche, con il quale era guerra costante. Ci fu un consiglio di classe per discutere il problema. Mentre si discuteva ci fu una presa di posizione decisa di Pizzileo, anche di altri, ma adesso prendiamo in esame la sua posizione precisa a favore degli alunni contro l'affermazione di questo insegnante. Si presero le decisioni che dovevano essere prese, all'uscita questo si avvicina a Pizzileo. Senti Pizzileo, io ti ho sempre stimato, ti ho considerato una persona a posto, ti ho considerato un amico e invece tu mi hai fatto questo. E adesso non mi stimi più. Allora, no. Tanto piacere. Se
parlando di lui, cito, ricordo un pensiero di Menandro che viene poi ripreso da Leopardi in Amore e Morte: muor giovane colui che al cielo è caro. Un momento intenso di comune esperienza e di limpida amicizia, che come accade nell'occasione di evocare i tratti distintivi, io rivedo nel vestito scuro, la sigaretta perennemente accesa, insubordinato come l'epico di muro, e la camicia bianca, fermo sulla soglia della terza A, a sbirciare sopra gli occhiali il vicolo ingresso dei giardini. Indovinai presto che dietro quella sua ritrosia c'era, corposa e palpabile, una timidezza di fondo, un sentimento di discrezione e di misura, espressioni peculiari della sua speciale sensibilità. Per me, tra i più giovani docenti in un liceo classico maturo e severo, quegli anziani colleghi sembravano un rebus, comunque un panorama nuovo da decifrare e scoprire, intanto perché abitatori di un territorio altro dal mio, all'Ister, Acre, Italiano, Presicce, Migiano, poi per l'ovvia e intrigante diversificazione caratteriale, la spumeggiante e calda cordialità di Troisi, Gianni e Martina, condita dall'arguzia levantina di Fontana, trovava argine psicologico sia nella compostezza di Pizzileo, sia, ma solo all'inizio della frequentazione, nella curiositas assorta e acutamente indagatrice di Cortaglia. Segni umani, tutti questi meticolosamente monitorati dalla vigile cura di Deveritis. Con i più giovani colleghi, naturalmente, l'incontro fu più semplice e spontaneo. Totò Pizzileo aveva una veste professorale, per così dire tradizionalista, ma per nulla del tempo. Mi ricordava per immediatezza di certe immagini riflesse alcuni miei antichi professori di liceo, pilastri del capece di maglie, i quali adattavano quotidianamente l'apparente o felicemente reale ingessatura professionale in una fascinosa gioia educativa. Educativa e non meramente didattica, perché il liceo classico poteva allora rimanere noioso e ossificato, perfetto tavolo anatomico di straordinarie e morte civiltà, come aveva scritto Antonio Gramsci, ma nel contempo ariosa officina di idee e paesaggi luminosi dell'anima ansiosa di imparare. Penso che Totò fosse nel novero di quegli uomini di cultura che, a dispetto della loro divisa esteriore, non intrigivano la loro statura intellettuale imburocratica, ripetitiva e asfittica pratica docimologica, che, mi piace sottolinearlo, forse per una qualche affinità elettiva, al normale tirocinio pedagogico affidavano con prevalente generosità i valori di un'eccezionale bellezza e potenza, sia storico-culturale che estetica. Come è noto, i due lati del mestiere non sempre collimano, e la zavorra istruttiva e commerciabile, a maggior ragione in tempi di ipertecnologizzazione scolastica, tende a mortificare il piacere disinteressato e il godimento infallibile dell'apprendimento. Per fortuna chi ama e conosce il proprio lavoro riesce a distinguere l'incombenza amministrativa dalla libertà educativa e a trasformare i limiti abitudinari in possibilità culturali. Il professor Pizzileo si imperforava nell'insegnamento, stimolava la creatività personale e l'autoeducazione, si esaltava nello studio e nella recitazione dei testi, badando a non immiserirne la grandezza in ragionieristico rendiconto nozionistico. In lui, per come l'ho conosciuto in un decennio di quotidiana familiarità, vinceva un forte senso del dovere, ispirato da un'ironia corrosiva e disincantata, lontana da ogni bigotteria corporativa e supponente, arricchita da un anticonformismo che oltrepassava agevolmente voti, registri, compiti, censure. Ironia e non di caso sarcasmo, figli entrambi di meditata riflessione e di inquieta intelligenza laica. Pippi Troisi, che lo conosceva da sempre e ne condivideva la racanità per via di una stanza sul confine catastale dei due paesi, me ne parlava col sorriso e la complicità di chi ne apprezzava l'estroversione e la competenza solida e organica. I suoi alunni, quasi sempre giudici intransigenti, videro in quel professore di Alliste un punto di riferimento eccentrico, lontano cioè da un canone codificato, e perciò un maestro singolare e attraente, tanto avverso all'imparaticcio di superficie quanto incline ad interagire con le loro passioni ed emozioni giovanili.
La loro testimonianza per larga parte riguarda la qualità di uomo così ricco di originale umanità, da contagiare di meraviglia e scoperta quell'immenso patrimonio che celebrava ogni giorno, con rispetto, devozione e senso di umiltà. 10 anni prima che io lasciassi Caserano, dopo circa un ventennio di lavoro nella sezione P, Pippi Troisi, Osvaldo Gennini, Totò Pizzileo, seguiti a ruota da Caforio, Martina, Fontana, andarono in pensione. Era credo il 1998 e un pezzo importante delle Alighieri di Caserano spariva drasticamente. Man mano che capita a tutti, ci chiediamo se siano rimaste tracce significative oppure sopravvive disperatamente soltanto una fugace, patetica nostalgia per quanto tentiamo di trasmettere e consegnare ai giovani. Totò io lo ricordo nettamente. In quell'ultimo Novecento ci regalò un commiato a Brodovic, in sintonia con la sua complessa personalità. Un saluto amaro, per come lo è che avverte la perdita di un'esperienza irripetibile, con la quale ci si è identificati negli anni migliori. Egli però non rinunciò ad immaginare un orizzonte su quanta vita può ancora schiudersi oltre il cancello, una cattedra, un'allegra scolaresca di un'indimenticabile stagione esistenziale. Una vita nuova che, ne sono certo, Totò continuò a sentire aspra e bella. Martano, 5 novembre. Bravo. A tutti ringrazio questa bellissima iniziativa. Devo testimoniare nuovamente la loro da parte io il professor Pizzileo l'ho incontrato qualche tempo fa, ormai qualche anno fa, per strada a Catania. Dopo il saluto, dopo questo incontro emozionante naturalmente per me, per me della città, disse: ma se pubblicassi un libro, lei lo acquisterebbe? Certo, professore, che domanda, lo sei? Allora, lo segno già come prenotato. In realtà sono passati diversi anni da quell'impegno che mi abbiamo mostrato. E sono passati tanti e forse troppo che poche volte ho avuto la possibilità dopo la scuola di incontrarla, questo fa parte di me. Non faccio il poeta di mestiere, però mi diletto a scrivere, ma proprio grazie alla sua passione, quella che ci ha trasmesso, perché ci ha mandato proprio vedendo l'idea, sono contento di sapere che è stata questa la sua vera dottrina, almeno me l'ho ricevuto io, ma io ho immaginato, ho immaginato di affrontarlo io, un percorso dantesco, in un momento particolarmente a me caro della mia vita, cioè domani. All'indomani di questo meraviglioso incontro io immagino una poesia che si chiama 9 novembre e 5 minuti vorrei illustrarla. Dal momento in cui ho saputo, grazie a Manuela Bianchi, di questa manifestazione, ho elaborato immediatamente il mio trasporto scolastico, che è naturalmente come dici sempre, e mi è scattata questa idea di pensare a un giorno felicissimo. Non come questo di oggi, che ovviamente rimarrà in memoria per sempre, ma quello di domani. Domani mi mancherà forse qualcosa, ma vivrò del gusto di aver vissuto questo dolcissimo momento insieme a tutti voi, naturalmente da noi dei grandi pizzi che abbiamo avuto. 9 novembre. Oggi è il 9 in questo mese, come fosse previsione, la memoria, le sorprese, forse tanta suggestione. Ho sognato come Dante, tra i più grandi zarelli amato, di incontrarlo casualmente in un luogo frequentato. Professore, io contemplo l'animale con grande affetto, suo viso un turbamento, cosa carità maledetta.
In quell'attimo improvviso ci immagini un poco male, ma anche qui nell'infinito è rimasto sempre uguale. Vinsi allora ogni timore, raggiunsi con prudenza e notai con mio stupore e le scarpe io sto senza. Come a scuola controllato gli studenti, le mie classi senza scarpe camminavo perché non sentiste passi. Sì, d'accordo, professore, ma qui non ci sono scuole, vedo verde, un fiore, ci sono tante belle aiole. Da quegli occhi scuri e forti parte subito uno sguardo, i poeti anche da morti rappresentano un baluardo, prima Pascoli, Leopardi, Severza, poi Manzoni, vado in classe, perché è tardi. Ricorda questi nomi, un bastione di cultura, di sapere, grande ingegno, come dono di natura, ed io questo ancora insegno. Ma mi scusi, professore, la mia faccia da stravolto, lei qui insegna con l'amore da cui io da lei fui accolto? Finalmente l'ho capito. Si accostò a quella colonna. Io rimasi lì colpito e più attento per la Madonna. Sono felice, professore, di vederla tale e quale, il suo spirito, il suo cuore, un linguaggio universale. Gli studenti in questo mondo sono bravi, diligenti, mozzerello capo a tondo a tutti quelli disattenti. E qui va spesso in biblioteca, anche qui c'è una lavagna. Il tempo non si spreca, io mi curo la campagna e le sue interrogazioni non ricordo mai rimosso. Come quando alle lezioni che spuntava il libro rosso, quello piccolo quadrato carezzandosi le gote, legga un verso complicato, tanto non mi sono note. In un attimo il momento è più allegro, meno triste, e le lunghe passeggiate tra ratale e dalliste, in realtà la citazione ci diceva che il cartello era posto sul portone a metà del suo cancello. Scusi tanto se lo so ancora, quelle storie deliziose tipo sulla sua dimora, nel giardino, con le rose. Sempre a tutti il ricordo è troppo fresco, come quello del commento del papè Satan Tanzesco. E comincia nuovamente con la serie di violette, le risate, quelle lente, e uscimmo alle terze stelle. Professore, proprio ieri il suo libro ho avuto in mano, leggo tutti i suoi pensieri sussurrati piano piano, e di quei racconti brevi, come qui da lei chiamati, riflessioni molto lievi, noi restiamo affascinati. Cosa sa di questi testi, dei racconti, dei miei scritti? Eravamo un poco mesti ieri sera, tutti zitti, dispiaciuti per l'assenza dell'attore principale, anche se la sua presenza si avvertiva plateale. E gli applausi, l'emozione tributata a lei, scrittore, non è fatto sensazione che la mia amo, professore. E ci ha dato ieri sera l'occasione di incontrare vecchi amici, che atmosfera, un ricordo da esaltare. Tutti i semi che ha piantato con i gesti e le parole hanno sempre germogliato i suoi allievi nelle scuole. Grazie, prof, è immenso uomo, per avermi regalato la passione e un grande dono che mi ha sempre accompagnato. Ora, scusi professore, ho voglia di a casa mia, ne comprende la signora, la saluto, vado via. Con un cenno mi saluta, si alza e mi viene contro con la calma più assoluta. Ti ringrazio per l'incontro. Mi permetta la preghiera, che se io da imbarazzato, ora che è giunta la sera, certo lei no, l'ho abbandonato. Basta, finte e formalismi, siamo seri fino in fondo. Tieni a mente i miei aforismi,
vai, ritorno nel tuo mondo. Che esperienza, che momento, sempre pronto col suo esso. Una statua, un monumento, è il migliore, è il mio maestro. Siamo in tanti, non si offenda, ex studenti di liceo, un vero mito, una leggenda, il professore. Grazie. Immaginate che in casa mia c'è ancora il litigio tra me e mia moglie, che aveva un professore così con Corvaglia, e noi litighiamo, era meglio il silenzio, era meglio che parli. Stiamo ancora litigando su tutti i posti del fiore. Immaginate che stiamo parlando ovviamente di questo genere, uno scontro in casa, leggere il corso figlio e il corso altro. Così come non posso dimenticare, non vado così che voglio rimeggiare l'esistenza, quella che rimane più stessa, forse sicuramente per tutta la vita, i gesti tirati quando qualcuno si distraeva, aprire la finestra e urlare contro il venditore di frutta che maledetto a moglie, le rape alla luce, con le mani sporche, le rape raccolte le regalava alla bidella per mostrare questa sua attenzione per la persona umile, se vogliamo, come una volta, come il preside del Benedictis stava litigando nel corridoio, lui chiamò senza rivolgersi direttamente al preside, la Uccia, la Fidelia, Uccia! Prendono quando arriva il preside di Strezzi. Era un momento di una esagerazione. Così come, a proposito, io ho sentito tante cose, perché mi venivano in mente tante idee da potervi rimettere insieme, il che, quel famoso che, che a un certo punto si è rimasto a pensare ad un altro che, forse c'è, sta pensando e si collegava a cerebrale, e quindi si partiva da una parte e si finiva all'altra, e si finiva all'altra, sempre con quel tratto umano che, se mi consentire, pervaso ogni sua lezione, ogni suo passaggio, ogni sua spiegazione. Noi eravamo chiamati per cognome dal suo pensiero, noi si rivolga al collega, il collega che si migliora, non era proprio. E in quegli anni io ricordo due cose, al di là del dialogo tra la Vergine e il Cristo, di Jacopone da Toni, lui riuscì addirittura a salire in piedi sulla sedia e in croce leggeva il passaggio del Cristo, poi tornava giù e sopra faceva la Madonna, e quindi poi se non ti rimane impresso questo vuol dire. Vi racconto due cose, ti lascio, perché secondo me sono molto significative. E tratteggiano di fatto veramente con forza come effettivamente la vita di un uomo può essere definita in determinati confini etici, poetici, culturali da una persona come Salvatore Pensiero. E vi racconto questo: l'altro giorno mia figlia Rosaria, che fa il primo liceo classico, ha detto: papà, mi devo interrogare in italiano, devo parlare di mia commedia, stanno venendo a casa mia perché hanno capito che tu la conosci bene. Dice cinque mie compagne, quindi facciamo il primo e il secondo canto. Io ho detto va bene, facciamo un portale, ci vuole del tempo, perché effettivamente io lavoro di mia commedia grazie a Sassuolo. Abbiamo fatto questo percorso e a un certo punto io ho ricordato la scena con la quale lui si presentò quando doveva recitare alcuni versi di Dante. Lui entrò in classe senza salutare. Sì. Fece tutti i via la sigaretta, disse al mio collega, l'ammazzi. E questo collega senza pensare, sistematicamente. E poi cominciò a correre dalla cattedra fino al muro dall'ultimo banco, almeno 4-5 volte. No, aveva un famoso libro che ogni tanto cerciava, per la cronaca se l'è portato
sì, è vero. Sono del tempo. Era, lo sai che ho immaginato? Gliel'avevo chiesto e l'avevo immaginato. Insomma, andando dopo la sigaretta, quattro volte di corsa tra i banchi e tutti che cominciavano a sorridere prima, e a dire questo oggi dove vuole andare a parare, incominciò con l'affanno. Così il mio ancor fuggiva, si volse indietro al radio basso, che non lasciò già mai persona a questo. Era Dante quando passò dalla selva oscura vicino a me. Cioè, d'applauso se non è d'applauso. Ma l'ho fatto l'altro giorno, ho recitato la mia figlia, come segnala mia di un uomo stato presidente. E questo ragazzo, il più impertinente di quelli che ascoltavano questa forma di lezione mia, io faccio tutta una cosa nella vita, pare che l'abbia mimato per delega durante l'interrogazione l'altro ieri al storia recente alla vicepresidente di Nino Pitolo, che ha guardato preoccupata, ha spiegato tutto qualcun altro. L'ultima cosa, vi lascio, questa è invece più divertente, ma è sempre un passaggio che ti segna, perché io ci ho passato le notti d'estate a scherzare con gli amici a raccontare questo episodio, perché la vita, diciamo, si racconta, non si racconta tante volte, e questa era quella meravigliosa, quella che il protagonista si voleva sentire raccontare, e io la raccontavo bene, lui era contento, io raccontavo sempre questa cosa e facevo divertire gli amici, e l'ho fatto tante volte. Allora era il terzo liceo, quindi era il 1986, terza A, chi porta italiano, disse il professor Vizileo, tra i tanti, mi sono custodito, c'ero io, c'era un collega che io chiamerò Rossi per rispetto al collega, e disse io questa la punta dei Rossi. E si avvicina piano, lentamente, la mano sulla spalla, ma sì, mi ha scritto l'infinito, silenzio, terza, coraggio, calmo, sempre calmo, perché ti incazzi con una bestia, con il cazzo di cielo, no? Allora, aveva puntato, sapeva che cosa sarebbe avuto. E Rossi dice, professore, sono indeciso. Sono pizzireo. Cazzo porto italiano. Conserva una calma che dice, chi se posso, Rossi, Rossi risponde, professore, sono indeciso tra Pasquale e Manzoni. Sì, è un calmo, disse, lei Rossi non porterà l'italiano. E cambiò la materia immediatamente, senza dire nulla, finiti la storia, ecco perché dico come effettivamente la vita di un uomo può essere in tanti passaggi e in tanti confini proprio disegnata nel suo essere da una persona così, così grande. Grazie. Oggi da mamma di tre bambini posso testimoniarlo, non sono da meno però gli adolescenti, oggi da insegnante di un liceo classico posso confermarlo. Non moltissimi giorni fa un'alunna del liceo classico di Perugia, con il guizzo di luce negli occhi, tipico di questa fase della vita, l'adolescenza appunto, mi ha lasciata sorpresa. Che poi ti ritrovi qui, che già sei in un posto sciagurato, in un'età sciagurata. Ero anch'io allora in quell'età sciagurata, forse, ma di certo l'età più ricca di emozioni,
quella col cuore a mille che del canto quinto dell'inferno, oppure di O Signor per cortesia di Jacopone da Todi, se non hai un professore all'altezza non ti resterà niente. E io lo ricordo così, il professor Pizzileo. Ricordo il suo tono di voce basso quando declamava i versi danteschi. Ricordo il silenzio che all'improvviso calava in classe durante la sua presenza, il suo mai star seduto in cattedra, il suo camminare lentamente tra i banchi mentre leggeva. Ricordo l'estremo senso di rispetto che noi allora adolescenti, in fasciaturata appunto, e ribelle, eravamo capaci di portare. Tutti avevamo con complicità percepito che dietro il suo sguardo nascosto dagli occhiali scuri, il suo tutto sommato raro sorriso, vi era un grandissimo cuore. Rade erano anche le sue parole, parlava attraverso Dante, la sua stessa voce, era le tante voci della letteratura, e ancora oggi, accostandomi ad un testo, mi fa eco la sua voce, che mi accompagnerà per sé. Con l'ultimo
brano tratto dal libro che avete fra le mani e che io ho trovato straordinario. E questo forse è il modo più sincero che noi abbiamo per testimoniare la nostra attestazione di merito verso quest'uomo. Vi facciamo sentire come descrive questo viaggio per Roma. Partenza per Roma 30 aprile 1999. Durante il tragitto in auto a Listeraglie, sede della partenza del Pullman, parliamo fra l'altro di Padre Pio, argomento del giorno data la sua imminente pianificazione. Io, come al solito, manifesto tutta la mia incredulità circa i miracoli che gli si attribuivano. Nell'attesa del Pullman, mentre scarico i bagagli dell'auto, mi accorgo con sommo disappunto che un buon mezzo litro di olio di oliva è fuoriuscito dalla lattina che lo conteneva. Evidentemente non ben sistemato nel bagaglio. Dopo quasi un quarto d'ora di laboriose operazioni, mai il ritardo di Pullman fu così gradito, mettiamo tutto in ordine, meno male che l'olio è andato a depositarsi tutto, che miracolo, in un contenitore in plastica che fa parte della carrozzeria dell'auto dentro il portabagagli, altrimenti chissà quanti santi avrebbero sentito sibilare le proprie orecchie. Dopo aver sistemato i bagagli sul pullman e dopo aver salutato Ena, poco calorosamente, e Marina, ancor meno, nell'aprire lo sportello dell'auto mi accorgo di avere smarrito o perduto quell'aggeggio dell'antifurto senza il quale l'auto non parte. Informo le due donne già sedute nella corriera, con la pista lo vistiamo fugacemente tra le valigie. Niente. La corriera parte, deve partire, io rimango lì, non sapendo che fare, ma sapendo bene i nomi di tutti i santi, quelli contenuti in un calendario, per intenderci, e contro di essi volano troppe le mie ineffabili imprecazioni. Ad un certo punto penso... Sì, lui sì, se vuole mi può aiutare. Disperato, mentalmente gli dico: senti, tu che fra due giorni sarai beatificato, se mi fai trovare quel maledetto aggeggio, d'ora in poi io crederò a tutto quello che si dice nei tuoi riguardi. Dopo qualche minuto, mentre sto con la testa appoggiata sulle braccia, appoggiate sulla macchina, pensando senza speranza a come risolvere la situazione, comincio ad avvertire un lezzo particolare. Ma che dico lezzo? Un fetore intenso, compatto, come di salnitro, erba molto puzzolente che conoscevo bene perché in campagna ne distruggevo tanta e ogni volta mi sembrava di essere vicino ad una cloaca. Alzo la testa, do incarico ai miei occhi di guardare intorno e quello sinistro, sbirciando ai piedi di un albero piantato lì vicino, va ad individuare con precisione quel benedetto pezzo dell'antifurto. Si può immaginare la mia sorpresa, la mia gioia. E poi c'è gente che non crede ai santi, che non crede ai miracoli, se non che, riguardando un po' quasi incredulo verso il punto del ritrovamento, noto che dall'altra parte del tronco dell'albero c'è qualcosa, un oggetto non ben identificabile. Mi avvicino e scopro che si trattava di un abbondante escremento. Carino. Formato da tre pezzi uguali, quasi tutti uguali, simili a quei polpettoni di carne ripieni che soleva preparare mia suocera quando la salute ancora glielo permetteva. Il fedore è occhio provenito da lì. Poi ho pensato fra me: saggio questo padre mio, senza dubbio, per i miracoli grossi ed importanti si serve del profumo delle viole, per quelli piccoli e insignificanti del fedore della tacca di un cane. Quasi quanto padre mio.